Siamo andati in Gesù e Maria, abbiamo ascoltato nelle sue carissime queste bellissime letture che cadono dentro una celebrazione liturgica di questa sera che è messa votiva in onore della Madonna del Santo Rosario, Madonna delle Vittorie. Oggi è l'8 di maggio, è la festa della Madonna di Pompei, la Madonna di Pompei è la Madonna del Rosario, e la Madonna del Rosario, come qui in questa splendida però che sappiamo molto bene, è la Madonna delle Vittorie. Il 7 ottobre una volta era chiamata la festa della Madonna delle Vittorie, ora è la Beata Vergine Maria del Santo Rosario, ma è la stessa festa, il che ci dà molto da pensare. Contestualizzando brevemente la lettura, la prima lettura è molto bella, che ci fa comprendere come il Signore, quando trova, come in San Pietro, dopo la risurrezione, delle teste non pure e dei cuori non testardi, riesce a far comprendere anche delle cose che sono molto difficili da comprendere. Cioè, per un ebreo, come era San Pietro, comprendere che Dio voleva che si andasse in casa di un pagano a portargli il Vangelo, noi non ci possiamo rendere conto, vivendo nel XX secolo e non in questa cultura, di che cosa potesse voler dire, insomma, no? È proprio una crocifissione totale del pensiero, proprio stratificato, proprio incarnato dentro un secolo di tradizione ebraica, capite? Gli ha fatto avere questa visione, dopodiché gli ha parlato, che dice? Lo porta qui, e questo si ritrova lì, e ha visto che lo Spirito Santo era lì ad unire lui, dice, io che devo fare? Ecco. È di grandissima consolazione questa lettura, perché una cosa sola è necessaria davanti a Dio, dice la Bibbia, che è l'umiltà vera. L'umiltà vera consiste, l'ho già detto tante volte, non mi stancherò di ripeterlo, nella percezione della nostra limitatezza e quindi del fatto che le nostre idee, anche apparentemente belle, radicate, esami, sante, potrebbero essere da Dio messe in discussione. Quindi anche essendo in buona fede, anche tutto quello che ci pare, possiamo sbagliarci. Guai a chi pensa di non poter sbagliare e che così incorre nel fenomeno del cuore indurito, che sono le uniche situazioni in cui Dio non ci può fare niente, ci si chiude la grazia e ci si mette in un mare di guai. Ecco, questa operazione è possibile se si è in contatto con Gesù. Gesù è il buon pastore, significa colui che offre la vita, colui che fa sentire all'anima quanto lui ci tiene. Quindi a noi pastori, ma a tutti, ci ricorda che il modo con cui le anime si trattano e si conducono è un modo soave e delicato. Ecco, San Pietro non è arrivato a capire queste cose a forza di bastonate. Ecco, piano piano il Signore ce l'ha portato, quindi quasi soavemente, quasi senza manco farsene accorgere, perché potesse fare quello che lui voleva. Questo è una misura anche per noi, perché noi molte volte siamo intransigenti con chi ci sta intorno. Vorremmo che subito diventa un proprio santo, che capisce subito i suoi errori, che se non che se sbaglia o loro lo rimproveriamo, che sono tutti altri errori. Questo non è lo spirito di Gesù, non è lo spirito del buon pastore. Queste letture si inseriscono perfettamente nella festa della Madonna del Rosario o delle Vittorie. Numero uno, qual è il nemico principale che noi dobbiamo abbattere? Qui si ricorda la vittoria nella battaglia di Lepanto, per carità, meno male. Ecco, ci sono state, come diciamo, nel giorno scorso due grosse vittorie che hanno come dire, custodito da un punto di vista militare la permanenza del cristianesimo in Europa. Sono stato Lepanto nel 1571 e Jena nel 1683, 11 settembre. Ma queste battaglie militari sono rare, d'accordo? Perché noi non amiamo le armi cristiane le impugnano proprio quando non se ne può fare a meno e contro voglia e in maniera molto limitata. Però abbiamo delle altre armi che dobbiamo tenere sempre in mano. Ecco. E che dicono i maestri di spirito? Che chi sono i nemici dell'anima? La carne è il mondo e il demonio. Ecco, ma la carne è il mondo e il demonio, diciamo così, per il 90% possiamo sostituire me stesso e per il 10% purtroppo l'azione con cui il demonio ci tartassa, ed è difficile vincere se stessi. Anche i filosofi pagani hanno un motto, vincete ipsum in latino, cioè vinci te stesso,
I grandi combattenti sono quelli che riescono a vincere le stesse che cadono, si correggono nei difetti proprio incancreniti, non rimangono sempre uguali. E come si fa questo? Anche qui la grazia deve entrare in noi e dolcemente, soavemente deve prenderci per mano e condurci a, perché è un'impresa che deve trasformare noi stessi. Ecco, come entra la grazia solamente in noi? Con il rosario in mano. Ecco perché è così importante. Non basta dire un rosario un giorno, non basta dire due giorni, non basta, bisogna seminare la nostra giornata, sparpagliare Ave Maria a destra e a sinistra. E con la costanza, con la perseveranza, con questo fiume, con questo canale costantemente attivo, presto o tardi la Madonna entra dentro di noi con la sua delicatezza, senza offesa per Gesù, quasi più grande di quella di Gesù, perché lei è una mamma, quindi quasi ancora più buona sotto un certo punto di vista di Gesù, ci porta a farci fare tutto. Però perché questo accade il nostro cuore non deve essere duro e il nostro cuore è impedito dalla grazia. E la grazia si ottiene pregando. E la preghiera del rosario, proprio per l'eccellenza di Maria, è quella che maggiormente ottiene, perché la Madonna è colei che tutta una davanti a Dio è stata da Dio scelta come canale di grazia per tutti noi e come vera madre di ciascuno dei suoi figli, che tratta ciascuno come se fosse l'unico. Bene, ringraziamo il Signore per il dono di Maria Santissima. Siamo al mese di maggio, ecco, al mese di maggio bisogna uscire fortificati nella devozione mariana e nell'amore della Madonna. Esempi: chi non c'aveva l'abitudine di dire il rosario lo comincia di tutti i giorni, chi c'aveva l'abitudine di dire una corona poi ne dice due. Capite? Ci deve essere qualcosa che ci portiamo dietro, in modo tale che di mese di maggio, la nostra devozione mariana cresce e consentiamo alla Madonna sempre più e sempre meglio di agire e operare nella nostra anima per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. Siamo lodati Gesù e Maria.